John Cage ebbe questa grandissima idea alla fine degli anni 30, di trasformare il nostro bellissimo e classico strumento in uno strumento a percussione, qualcosa che veramente trasforma il suono in un modo radicalissimo. In anni in cui anche la sperimentazione portava a conoscere varie tipologie insomma, della sonorità degli strumenti, insomma, questo è stato un modo di forzare proprio il suono del pianoforte. E John Cage è stato il grande maestro di questo, perché per 10 anni circa ha scritto tanti pezzi con preparazioni differenti in cui si immettono nella cordiera del pianoforte appunto materiali di vario tipo. E le sonate, gli interludi sono un po' l'opera più complessa e più organizzata, diciamo, di questo tipo di lavoro, in cui un numero notevole di corde, mi pare 45, vengono preparate e quindi il pianoforte ha veramente una sonorità del tutto diversa, è molto più simile a uno strumento a percussione che al suono del pianoforte. Quindi un'operazione assolutamente speciale, ma assolutamente musicale, come dire, assolutamente funzionale, dove c'è un'immediata sensazione di piacere, i suoni sono subito belli da soli anche. Sonorità che poi cambiano sia con il tocco, sia con il pedale di sinistra che sposta i martelletti e quindi aumenta in base al tipo di preparazione che è stato fatto, aumenta l'effetto di questa sonorità. Adesso qui ho iniziato preparando la parte acuta, ho tutta una procedura, Cage ha stabilito in modo dettagliato come fare, però poi nel suo spirito invita anche a liberarsi di questo dettaglio, nel senso di entrare in una forma diretta di accordatura del pianoforte, di intonazione dello strumento secondo una propria sensibilità, ma anche secondo proprio quello che dice lo strumento, perché ogni strumento è diverso e cambia in modo totale, radicale, insomma, la sonorità. Ed è proprio questa la bellezza di queste sonate, di questo lavoro, che ha una partitura fissa che più o meno suoni sempre nello stesso modo, ma ti suona sempre diverso, perché lo strumento, anche lo stesso tipo, questo è uno Yamaha, ma anche uno stesso Yamaha C3, lo prepari e suona diverso, quindi è la caratteristica più affascinante, questa diversità timbrica sonora a cui si va incontro. Sempre la necessità di trovare nei pezzi che affronto, nei repertori che attraverso, qualcosa che risuoni un po' nella mia vita, qualcosa che abbia un'attinenza con ciò che vivo. La musica non è vuol dire un'arte separata, è qualcosa che procede così come una professione, qualcosa che mi attraversa in tutte le questioni della vita, in tutte le profonde questioni che come tutte le persone vivo. E per me è assolutamente essenziale trasferire, avere un rapporto di stretta comunicazione tra ciò che mi accade in una stagione e ciò che suono. E non è scindibile, e questa è la mia ispirazione. È un'ispirazione, come dire, forzata, perché non posso fare diversamente. Al tempo stesso è anche qualcosa che sostiene una capacità espressiva.